Raccolta di sangue a cura dell'Avis Taranto questa mattina con l'automoteca del Santissima Annunziata ASL Taranto in piazza Municipio nell'Università di Economia. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma della 12ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, la più importante iniziativa organizzata annualmente dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto. Abbiamo fatto la prima giornata il 14 con l'automoteca in piazzale di fronte al Municipio, al Palazzo di Città. Il direttore del Dipartimento Ionico, il professor Notar Nicola, ha voluto fortemente quest'altra ulteriore giornata qui all'Università di Economia nel quartiere Salinella. I giovani stanno rispondendo abbastanza bene, c'è fermento, c'è movimento e questo ci inorgoglisce. Abbiamo puntato bene e i risultati si vedono. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento Ionico Uniba. Noi l'anno scorso abbiamo fatto quasi 1700 sacche di sangue, abbiamo raccolto, anche perché noi facciamo una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, quindi alla donazione del sangue per un corretto stile di vita. Il sangue è un farmaco salvavite, purtroppo non si fabbrica in laboratorio, lo possiamo soltanto donare. E quindi noi cerchiamo di inculcare questo atto d'amore ai ragazzi e oggi stanno rispondendo, devo dire, in un modo veramente bello. Oltre a fare quest'atto d'amore a salvare una vita umana, si fanno del bene anche a se stessi perché che entrano in una sorta di medicina preventiva, perché si controllano il proprio stato di salute. Infatti loro, dopo che donano a casa, gli arriva una serie di analisi, e se uno vorrebbe fare per fatti suoi dobbiamo andare sui 100 euro di ticket, invece qui arrivano gratis, si controllano il proprio stato di salute e quindi voglio dire è una cosa bella. Questo è. Sempre in prima linea su questa città fondamentalmente, per portare avanti le nostre attività di didattica, di ricerca e di terza missione, e quindi secondo me la terza missione più nobile che si possa fare è proprio questa, quindi siamo assolutamente in prima linea, vedo che i ragazzi stanno rispondendo molto bene oggi e questo non può che fargli onore, i professori anche, il personale tecnico amministrativo anche, quindi sono veramente soddisfatto dell'iniziativa, di aver promosso questa iniziativa insieme all'Associazione del Volontariato e soprattutto soddisfatto di avere un dipartimento in cui, costituito da studenti, professori e personale tecnico amministrativo, che reagisca bene a questa bella iniziativa. L'Avis è un'associazione di volontariato costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente e periodicamente, anonimamente, il proprio sangue.